Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. La Premier Meloni interviene al vertice della COP27, avanti con la transizione giusta, nonostante uno scenario internazionale molto complesso, già colpito dalla pandemia e ulteriormente sconvolto dall'aggressione russa all'Ucraina, l'Italia resta fortemente impegnata a proseguire il suo percorso di decarbonizzazione nel pieno rispetto degli obiettivi dell'accordo di Parigi. Ad Al-Sisi, presidente dell'Egitto, dice attenzione su Zaki e Regeni. La guerra ucraina blackout in 7 regioni del paese. Kherson, la più grande città ucraina occupata dai russi, è senza elettricità e acqua per un attacco terroristico che ha danneggiato 3 linee elettriche. Previsti blackout in 7 regioni. Il presidente Zelensky ha avvertito che continui attacchi di massa alle infrastrutture energetiche ucraine, perciò Mosca ha bisogno di missili iraniani e, dice il presidente, ci stiamo preparando a rispondere. La Commissione europea ribadisce che è un dovere morale legale salvare le persone in mare in base alle leggi internazionali. Alla domanda su eventuali sbarchi selettivi, una portavoce sottolinea che secondo le leggi internazionali bisogna minimizzare il tempo che le persone passano in mare. Intanto, per quanto riguarda il tema dei migranti, Vise a Bove, giunta a Reggio Calabria, la nave è arrivata al porto con 89 persone a bordo e ha attraccato al molo di Ponente, scortata da 2 motovedette della Guardia di Finanza della Capitaneria di Porto. Da giorni la nave dell'ONG Mission Lifeline era davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa dell'assegnazione di un porto, cosa che poi è avvenuta. I migranti, 55 adulti, tra cui 19 donne e 34 minori, dovrebbe sbarcare, a differenza appunto della Geo Barents e della Humanity, a Catania, perché quello della Rise Above è considerato un evento SAR. E circa 500 migranti sono stati salvati in un'operazione di soccorso gestita dall'Italia a largo della Sicilia. Oltre 250 sono stati portati dalle motovedette ad Augusta e sono sbarcati, mentre altri 220 sono destinati appunto a Pozzallo. La cronaca: Catania, una grande operazione antimafia per disarticolare l'associazione mafiosa Santa Paola, Ercolano e il clan di Lineri. Un'anziana di 76 anni è stata uccisa in casa a Capaccio Pesto, in provincia di Salerno. Arrestata la nipote 16enne, secondo una prima ricostruzione la ragazza avrebbe colpito la nonna con un coltello alla schiena. I motivi del gesto, che sarebbe avvenuto al culmine di una lite, non sono ancora chiari. Champions League, buon sorteggio per le italiane. Per l'Europa League, bene Roma e Juventus. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.